Siamo sempre qui con padrone di casa, gentilissimo, squisito Luca Antonini. Luca, li stai seguendo i mondiali? Sì, devo dire la verità, sì, ahimè, manca il nostro pezzo per l'Italia, infatti un po' di tristezza c'è, però alla fine ti dà la possibilità di guardare un po' tutte le squadre senza tifarne una in particolare, anche se poi per l'affetto che mi lega a Thiago Ah. il Brasile è diciamo la mia prediletta, anche se ho sempre avuto, e non mi chiedere perché non te lo so dire, una predilezione, però guardavo sempre con ammirazione il Belgio, non so perché, ma perché il Belgio è l'eterna incompiuta, ha giocatori incredibili, perché Hazard, De Bruyne, cioè ha dei giocatori forti, Witsel, ma che fanno sempre 30 e 31, allora mi aspetto sempre Sempre la che arrivi scintilla. quel Beh, sei 31. milanista, Luca. Sai che il primo bomber della storia del Milan negli anni 20 e 30 è stato un belga, Luis Maneghe. Ah, non lo Quindi, sapevo. affinità elettive, non è Vedi, un caso. Tu lo chiami ancora Thiaguito. certo, Ma quando abbiamo Thiaguito. giocato con il Chelsea, io dicevo, beh, vabbè, Thiago. Mamma mia. Avvelenato, ma Mamma mia. avvelenato, Sì, ma mamma mia. Ma il professionista. Paris Saint-Germain come mai l'ha lasciato andare via? Secondo me se lo chiede anche, se l'ha chiesto lui e se lo chiedono i tifosi, perché comunque ragazzi, ha 38 anni, Mamma sta mia! giocando un mondiale, ma con una serenità, con una Le due tranquillità. partite con noi, vabbè, la seconda è durata 10 minuti, ma la prima è stata Sì, nettamente il sì, miglior in sì, campo. sì, sì, sì. Ma perché sai, con l'esperienza poi magari vengono a mancarti quelle tue caratteristiche che avevi quando avevi 25-24 anni, che era rapido, veloce, esplosivo. Ha l'esplosività ancora perché è uno che si mantiene benissimo, ma ha delle letture diverse di uno di 24 anni. Legge prima il movimento dell'attaccante, legge prima la giocata che vuole fare il centrocampista. Quindi, oltre a stare bene fisicamente, gli auguro di stare bene per tutto il mondiale, per tutta la stagione, per altri 2-3 anni, quanto vorrà giocare. Ma ha una mentalità forse in questo momento è il giocatore difensore centrale più forte del mondo, ha 38 anni. Non a caso è il capitano della nazionale brasiliana. Hai ascoltato Luca Antonini, perché io nell'estate del 2021 chiamai preoccupato come tutti i tifosi: Luca, ma Giroud sta veramente bene? Guarda che questo è più mi avevi detto, sta meglio di Sta meglio di me. E poi me, è vero? qualche anno, no, sì, Beh, io, eh sì, ho 40 anni, ma lui vabbè. ne ha 37, ci siamo. Questo sta, tu sei sempre stato tirato fisicamente in Sì. questo senso. E chi era ai mondiali ha detto: io non sto bene, mi devo gestire. Chi era sempre molto onesto con se stesso, ha un carisma per sé che mi mette suggezione quando mi intervistano. Addirittura? Sì, Ma in che dopo senso? aver. Cioè, Non lo no. so, ha un È lo carisma sguardo particolare. anche, è lo sguardo, si Sì, ha un vede. Poi è uno carisma. che non. Almeno vedendo le interviste non lo conosco personalmente, è uno che non si lascia mai andare, è uno che sorride poco, è uno molto Sai che ne ho serio, intervistati rigido. tanti, qualcuno l'ho intervistato. Sì. Chi era? Meglio di Stam o peggio? No, 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 peggio, 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 Dovrebbe peggio. E dice: secondo me Giroud sta a Milan ancora un anno, perché poi mi è piaciuto di Giroud che dopo i due gol all'Australia ha detto lui e il suo entourage, grazie Milan, cioè lui vede il Milan dietro questa cosa che ha fatto per tornare ai mondiali, Certo. perché quando era l'ultimo periodo al Chelsea era uscito un po' dal cono d'ombra della Sì, sì, nazionale, sì, no? sì, sì. Anche se ogni tanto ci andava. Però l'anno scorso all'inizio ha avuto un inizio bellissimo perché il precampionato e le prime partite Con col Sampdoria e Cagliari, Cagliari. esatto, aveva fatto benissimo, doppietta, mi sembra avesse fatto. Poi è iniziato l'infortunio alla schiena, poi Prima il Covid, Covid, poi poi il problema infortunio alla alla schiena e schiena. poi il problema muscolare a Madrid con l'Atletico. Bravissimo, bravissimo. E quindi diciamo che i primi mesi, secondo me, non era. Era già entrato nella mentalità e nella squadra, ma non era entrato nella forma, perfetta. Poi, però, quando è subentrata la mancanza di Ibra, sai, sono secondo me i campioni. Hanno quella percezione di Filtrano l'aria. sì, fiutano la responsabilità e più sei grande e più le vuoi la Hanno bisogno di me, responsabilità. mi sento Sì. importante. E quindi lui si è sentito talmente tanto importante, talmente tanto comunque la squadra sulle sue spalle, che ha fatto
fatto un finale di campionato incredibile, sta facendo un inizio di campionato bello e comunque anche al mondiale sta facendo benissimo. Ma lui ringrazia il Milan, ma perché lui quando l'anno scorso, mi ricordo, ero insieme a tutto l'entourage, era un bambino felice, lui era felice di parlare con Paolo, di parlare con... Cioè, poi mi ricordo che lì in albergo, quando arrivò la sera prima, c'era Tomori che dormiva lì. Quando si videro, si abbracciarono come se non si fossero visti da non so quanto. Invece erano insieme al Chelsea da... fino a pochi mesi prima, sì, perché quindi, Tomori arriva a gennaio. Esatto. E quindi erano felici di rivedere, quindi vuol dire che c'era già un legame. Lui aveva già delle... E comunque già parlava italiano. Già lui capiva l'italiano. Quindi perché ha origini vicino a Piemonte, sì, lui è dell'Alta Savoia, Alta di Chambéry. Quindi lui lo masticava un po' l'italiano. Luca, poi per carità, tutto vero, tutto giusto, però se recupera Benzema e Olivier riposa qualche partita, non ci dispiace. Ce lo risparmiamo per tutto noi. Bene per Deschamps. Certo, sì, sono d'accordo. Però insomma è chiaro che per quello dico anch'io sempre ai tifosi di origine, no? Aspettiamo. Certo. Giroud un anno fa era l'origine di oggi. Praticamente sì. Origi ha fatto una grande partita col Monza, non è riuscito a fare gol a Cremona, era vicino alla palla al gol con la Fiorentina. Sì. Però anche lui ha avuto i suoi pregressi. Poi Origi Giroud l'anno scorso ha iniziato a macinare a fine gennaio. Sì, più o meno sì. No? Sì. Voglio dire... Calma, adesso non sto dicendo che Origi è come Giroud, non sto dicendo questo, però magari calma. Lo fosse. Magari lo fosse, certo, però calma, questo intendo dire. Ma poi arriverà anche il nostro buon vecchio Ibra, che torna anche lui, che glielo auguro molto. Guarda, non vedo l'ora, guarda Ibra, perché io lo vedo alle partite lì in panchina, che soffre, che incita i compagni, ma vorrebbe essere in campo, magari a spezzare, a tirare qualche schiaffone a qualche compagno. Manca comunque Ibra in campo, Ibra manca in campo, ma perché manca la pressione che mette agli altri. Ora la pressione la mette Giroud, ma prova a mettere in campo Giroud con Ibra. I difensori avversari... L'anno scorso col Verona, sì, certo, sono molto chiaro. L'anno scorso col Verona è successo, perdiamo 2-0. È 2-2 tra Ibra e Giroud, 3-2 proprio un autorete di apprensione. Crei paura, pressione nell'avversario. Senti, ti sei fatto un'idea di Mignon? Lui non è andato al mondiale, secondo me ha un fuoco dentro. Per come me l'ha raccontato Dida, con tutto il rispetto per Gigio, che è stato un grande portiere a Milan, questo è di una completezza, completo in tutto, maniacale, attento, è uno che ha voglia sempre comunque, ogni giorno di migliorare. Parla che intanto guardo bene il dipinto. È uno che studia l'avversario, che vuole studiare l'avversario, che studia i suoi lavori settimanali e vuole incrementare, è uno che ha fame e il Milan ha bisogno di gente che abbia fame e Maignan lo trasmette. Per lui il mondiale era importante. Sì. No? Adesso il mondiale purtroppo è andato, gli darà ulteriori stimoli? Assolutamente sì, sarà ancora più avvelenato di quanto già lo fosse prima e quindi credo che questa mancata convocazione possa essere il preludio alla perfezione, glielo auguriamo. Certo. E quindi è un portiere fenomenale, in porta, coi piedi, ti dà sicurezza, è una certezza. Luca, chiudiamo la nostra chiacchierata, il tuo lavoro come va? Bene, dai, bene. Va. Va. Ti vedo sempre telefonico. No, io giro, mi piace girare. Mi dice Zaccardo, Luca è bravo. Pranzi, cene con tutti, lavoro, mi piace andare in giro a cercare un po' di ragazzi come fa lo stesso Zac, un po' questo è l'obiettivo. Ora devo fare l'esame da agente sportivo al CONI, lo farò ad aprile, maggio dell'anno prossimo, quindi almeno sarò proprio un agente a tutti gli effetti. Luca, grazie. Grazie a te Mauro, forza Milan. Sempre. Sempre. Grazie. Grazie Luca.